Ivana Trump, tutto sull'ex moglie di Donald. Ivana Trump è stata la prima moglie dell'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, tornata recentemente alla ribalta delle cronache per il suo scontro con Melania. Ma chi è la madre della bionda Ivanka? La nascita in Cecoslovacchia e il matrimonio con Donald Trump. Il nome di Ivana Trump è conosciuto in tutto il mondo, non solo perché è stata la prima moglie del ticone presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, ma anche perché è un personaggio televisivo esuberante e molto in vista. Nonché ex moglie del bellissimo modello e attore italiano Rossano Rubicondi. Ivana Trump è nata in Cecoslovacchia nel 1949 e, dopo essersi laureata, e aver divorziato dal suo primo marito, ha deciso di trasferirsi in Canada, stabilendosi a Montreal, per due anni ha vissuto nella città, frequentando l'università per imparare l'inglese e lavorando come modella per mantenersi. Da lì poi, ha fatto il passo che le ha cambiato la vita, ha deciso di spostarsi a New York, dove ha conosciuto il suo secondo marito, e futuro presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Il matrimonio è durato 15 anni, e dalla loro unione sono nati tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Causa del divorzio è stata la scoperta, da parte di Ivana, di una relazione extraconiugale del marito, l'amante era Marla Maples, seconda moglie e madre di Tiffany, altra figlia di Donald, ex reginetta di bellezza e come tutte le donne del presidente modella di successo. Il divorzio diventa effettivo nel 1992, dopo vari scandali legati soprattutto alle vicissitudini economiche dei coniugi Trump. Ivana voleva che le fosse corrisposto come indennizzo ben più di quanto stabilito nell'accordo prematrimoniale visto che si era occupata in prima persona della Trump Organization, ma Donald ha sempre rifiutato. Il lavoro di Ivana. Nel corso del loro matrimonio, infatti, Ivana ha lavorato moltissimo con Donald Trump, collaborando con lui alla realizzazione di grandi progetti immobiliari, il restauro del Grand Hyatt Hotel, e la costruzione del Trump Time Hall e della Trump Tower, sono infatti merito degli sforzi congiunti dei due ex coniugi. L'importanza di Ivana nella società del marito crebbe a tal punto che divenne vicepresidente del design interno della Trump Organization. Ivana e Donald Trump hanno divorziato nel 1992, ma la donna utilizza ancora il cognome dell'ex marito per una questione di lavoro. La cosa non ha fatto assolutamente piacere al ticon, che ha ingaggiato una nuova battaglia legale con la donna per farle usare il suo nome da nobile. Dopo Donald Trump, Ivana ha sposato Riccardo Mazzucchelli, dal quale ha divorziato nel 1997, e si è poi frequentata con un altro uomo fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2005. Ma la relazione di Ivana che ha fatto più scalpore è stata quella con l'allora 36enne Rossano Rubicondi, il matrimonio con l'attore e modello è però durato pochissimo, solo qualche mese. A breve uscirà il libro autobiografico di Ivana, dal titolo Rising Trump, che racconta la vita vissuta dalla donna accanto al ticon dal 1977 al 1992. Creerà scalpore? Visto il personaggio, probabilmente sì.